ne abbiamo parlato poco fino adesso, perché è una cosa che aspettavamo di vedere concretizzata come nostra abitudine, però visto che siamo lì, noi iniziamo a parlarne, quindi Claudia, ti do la parola. Sì, mi hanno chiesto di... mi hanno chiesto di essere più rapida per stringere un po', siamo un po' in ritardo con i tempi. E noi nell'ambito della mobilità sostenibile, nell'ambito di questo tema, collaboriamo con l'amministrazione del Comune di Modena in un contenitore molto ampio, si chiama Climate Kick, è una comunità europea, è il più grosso partenariato pubblico-privato che lavora per la lotta al cambiamento climatico. Raggruppa al suo interno enti diversi, privati e pubblici, appunto, aziende, centri di ricerca e di trasferimento tecnologico, enti pubblici e enti privati. L'obiettivo della Climate Kick è quello di trovare soluzioni innovative da portare sul mercato, quindi nuovi prodotti e servizi, avere un approccio multidisciplinare e creare delle professionalità di eccellenza, quindi in parte finanzia progetti di promozione di nuovi sistemi, nuovi modelli socio-tecnici economici, e in parte punta molto su una nuova formazione professionale innovativa su dei modelli che sono quelli olandesi, che prevedono non tanto di creare nuove conoscenze, ma di dare nuovi strumenti a chi lavora in questo settore per riuscire a rendere questi nuovi servizi o prodotti che vengono buttati sul mercato effettivamente commerciabili, ecco, che abbiano un valore economico, perché finché non diamo un valore economico a questa innovazione per la lotta al cambiamento climatico, non riusciamo poi a generare un'economia che vada appunto a ridurre le emissioni di CO2. Noi collaboriamo da anni con la Climate Kick attraverso Aster, che è il referente regionale, e abbiamo alcuni progetti. Il più importante è sicuramente Transition Cities, coinvolge diverse città europee, abbiamo Birmingham, Francoforte, Modena e Bologna, noi le gestiamo insieme, ecco, per cui l'anno scorso abbiamo lavorato con Modena e quest'anno con Bologna, e l'anno prossimo ritorneremo su Modena. Abbiamo Wroclaw, Budapest, Valencia e Castiglion. Le attività vengono svolte nell'ambito di questo progetto sono, secondo me, molto innovative. Innanzitutto, il primo problema è stato avere un approccio nuovo nel valutare la transizione dei comuni. Cosa vuol dire? Che adesso gli unici indicatori che abbiamo sono i megawattora risparmiati nei vari ambiti, quindi magari trasporti, efficienza energetica negli edifici, reti e fonti rinnovabili. Abbiamo come unico indicatore megawattora prodotti, megawattora risparmiata, CO2 evitata. Questo non ci basta per capire se un territorio si sta trasformando in un'area low carbon o no. Cosa significa? Significa che dobbiamo dotarci di nuovi strumenti. Lo strumento che stiamo cercando di produrre è la mappatura del territorio, ovvero dei soggetti innovativi, dei progetti innovativi che si vanno a creare su un territorio. Cosa vuol dire? Che se noi, secondo noi, la mobilità elettrica è una strategia che ci porta verso la transizione, vuol dire che io in un territorio dovrò avere degli attori innovativi che lavorano su progetti di mobilità elettrica, dei progetti innovativi sulla mobilità elettrica che inizialmente saranno progetti di nicchia e nel tempo si consolideranno e avverrà appunto la transizione, quindi la mobilità elettrica diventerà una tecnologia, un modello economico consolidato nel nostro territorio. Quindi se noi iniziamo a mappare come viene fatta la transizione, quindi gli attori, i progetti innovativi che si vanno a consolidare sul territorio, io riesco a vedere se un territorio si sta trasformando e quindi non mi basta più solo la CO2 e il megawattora, ma vedrò anche la popolazione di questa mappa, se nel tempo aumenta oppure se invece ho dei progetti che improvvisamente mi cadono. Per cui cosa significa? Che il finanziamento del PORFESRE mi ha prodotto un incubatore, una startup, qualcosa, però poi è fallito il progetto. Ricordo il progetto di mobilità per
e la logistica del centro storico è stato finanziato e poi è caduto. Cosa vuol dire? Che non era un modello innovativo che si è consolidato nel territorio, quindi quel modello di business non ha funzionato, dobbiamo rivederlo. E questo credo che sia importante, ecco, perché questa è una mappa che raffigura, credo, l'efficienza energetica di Modena e Bologna. Adesso queste sono le prime versioni, adesso stiamo andando oltre, però si vede in basso il piano per l'energia sostenibile del Comune di Bologna e sopra quello di Modena. Sono dei progetti molto grossi che racchiudono dei grossi partenariati. Bisogna vedere se questi progetti poi arrivano a concretizzarsi in qualcosa di davvero interessante, ecco. E rispetto magari ad altre mappe di altri comuni, il nostro è un po' particolare, ecco, perché noi abbiamo queste configurazioni di programmi, di piani, coinvolgimento di attori, però poi magari, adesso non li ho qua, però invece nei paesi, ad esempio Wroclaw e Budapest dell'Est Europa, abbiamo tanti progetti non connessi tra di loro, piccolissimi, perché non sono abituati a collaborare, a cooperare, no? Per cui la cultura poi si riversa anche nell'approccio alla transizione. Credo che sia un argomento molto interessante, perché comunque è un nuovo modo di vedere la trasformazione delle città. Quindi questa è una prima parte del progetto. La seconda parte è quella che interessa di più i comuni, perché parla di finanziamenti. Noi attraverso questo progetto riusciamo a lanciare dei progetti innovativi sui territori comunali. L'anno scorso abbiamo pubblicato 3 bandi e guardando quali erano le lacune, le mancanze di queste mappe sul territorio comunale di Modena, le carenze erano la mobilità elettrica, appunto, che non presentava nessun tipo di progettazione, e avevamo il monitoraggio degli spostamenti modali sul territorio comunale, che è un altro problema, cioè come si spostano le persone a Modena non ci sono informazioni, e poi avevamo un terzo problema che era il monitoraggio degli investimenti energetici, questo riguarda l'efficienza energetica degli edifici, come monitorare nel tempo gli investimenti energetici che vengono realizzati sugli edifici pubblici. Per quanto riguarda il car sharing, è stato fatto un bando, appunto pubblicato a novembre dell'anno scorso, i tempi sono un po' lunghi, però l'obiettivo era quello di attivare un servizio sperimentale di car sharing a servizio sia dei dipendenti dell'amministrazione pubblica sia dei privati cittadini. Questo perché in una città di una dimensione come Modena avere un car sharing elettrico solo per i privati cittadini non era appetibile, ecco, per un'impresa che dovesse investire sul territorio. Quindi riuscire a dare quel sostegno anche da parte del pubblico era fondamentale. E la riduzione dell'uso delle auto private, questo era un altro obiettivo, fornire un servizio più sostenibile ed economicamente efficace di mobilità integrando il trasporto pubblico e altri servizi. L'integrazione di più soluzioni è sicuramente uno degli obiettivi per una città. E se noi vogliamo spostare il cittadino dall'uso dell'auto privata, dobbiamo offrirgli un altro tipo di mobilità, altrimenti lui continuerà a utilizzare l'auto privata. Quindi riuscire a distribuire sul territorio comunale più servizi che il trasporto pubblico, il bike sharing elettrico, il bike sharing normale, il car sharing, il trasporto collettivo, questo sicuramente fa ripensare appunto a nuovi modelli per i cittadini, ma questo poi va anche portato sul mondo delle imprese, ecco, la logistica, rivedere la logistica, il trasporto delle merci e quant'altro, dei dipendenti, anche questo è molto importante. Promuovere la tecnologia dell'auto elettrica, abbiamo alcune colonnine che sono state un investimento di ERA sul territorio comunale non utilizzate, ecco, per cui bisogna creare domande, bisogna far capire ai cittadini cosa significa l'auto elettrica, perché anche nella mentalità del privato, insomma, cambiare tecnologia non è un passaggio così semplice, quindi la possibilità di testare in modalità di car sharing una tecnologia nuova poi può fare pensare anche alle tecnologie che vengono utilizzate e acquistate. Un altro obiettivo era quello della riduzione della flotta, dei costi della flotta comunale, e poi anche creare nuove occupazioni. A marzo sono state date 6 vetture in prova all'amministrazione comunale, forse le avete viste in giro per la città. Viene monitorato l'utilizzo di questo servizio e alla fine della sperimentazione il comune deciderà se acquistare il noleggio complessivamente a disposizione del comune o avere anche magari delle auto condivise con i cittadini. Il costo è passato da 400 euro al mese per auto dell'auto in proprietà, diciamo,
rispetto che era la situazione preesistente. Siamo passati a 295 euro al mese per uso esclusivo dell'auto e in caso in cui sia in car sharing il noleggio è quantificato in una somma pari a 250 euro al mese. Quindi questo è anche un risparmio economico per l'amministrazione. Ecco. E siamo in fase di installazione delle infrastrutture, è stata individuata un'area che sarà un'area detta smart, dove la ditta che si chiama Share & Go e che si è aggiudicata la gara e realizzerà le colonnine di ricarica. Sarà un servizio, viene chiamato free floating, perché permetterà di lasciare l'auto dove uno vuole e sarà poi il gestore a riportare le auto presso il parcheggio, a ricaricarle, a rimettere e posizionare nei punti più appetibili della città, che sono la stazione, il centro storico dove c'è una fortissima riduzione dell'auto di proprietà visto i limiti appunto dell'utilizzo dell'auto dovuto a criteri urbanistici e di pianificazione e poi appunto l'università, l'ospedale, insomma tutti quei punti a maggiore prelievo, maggiore domanda di mobilità. E queste sono le vetture, sono dei quadricicli elettrici e come dicevamo il servizio è free floating. E c'è un'applicazione web anche su smartphone che permette la prenotazione e il costo del noleggio è di 20 centesimi al minuto. È un noleggio a tratta, nel senso che io non la uso per andare a Bologna, a lasciarla, mi serve per il trasporto urbano per coprire delle tratte. E potrò mantenere la prenotazione senza utilizzarla con una riduzione del costo al minuto, che credo sia di 10 centesimi al minuto. Va visto come appunto un'integrazione al trasporto pubblico, per cui diciamo che costa un po' di più dell'autobus, ma costa un po' di meno di un taxi, ecco, per cui va in questa direzione. Se confrontato col costo dell'auto è decisamente inferiore. Questa è l'applicazione che è stata, adesso sta partendo a Milano, lo stesso servizio, e attraverso appunto l'applicazione web si potrà vedere quali sono le auto disponibili col verde, cliccando sull'auto si potrà selezionare l'auto, noleggiarla e qua ci sono i parametri dove appunto si vede dove si trova, l'autonomia, quanti chilometri di autonomia ci sono e lo stato di qualità degli interni e degli esterni. Questo un po' è il progetto di car sharing elettrico, speriamo anche noi che parta a Natale. Ecco. L'altro progetto invece è sempre finanziato dalla Climate Kick, si chiama Inclusive e parla sempre di mobilità elettrica, ma destinata alle classi sociali deboli. Il costo di mobilità per le classi sociali deboli è molto alto, quindi vogliamo capire se un servizio ad hoc di mobilità condivisa, di car sharing elettrico per le aree dove ci sono edifici sociali o case popolari possa essere una soluzione per la riduzione dei costi di mobilità dei cittadini. Ci è stato chiesto di utilizzare come edificio da testare l'edificio R Nord, sul quale stanno convogliando tantissimi progetti di rigenerazione urbana e quindi siamo partiti da questo edificio. Vogliamo creare un modello, no? Per valutare appunto la domanda di mobilità delle fasce sociali deboli. Questo viene fatto sempre in diversi paesi europei. E abbiamo raccolto dei dati sull'edificio R Nord, brevemente sono 273 appartamenti, di cui il 46% sono nel comune di Modena, acquistati negli anni, gestiti da Acer, e anche il 33% di proprietà del comune. I restanti appartamenti sono proprietà dei privati, ci sono 0,25 parcheggi per residente, 351 persone abitano in questi edifici divisi in 273 appartamenti, quindi 1,2 persone per appartamento. Sono 192 famiglie, 32 italiane, 153 straniere, 7 miste. Età media dei residenti è 34,3 anni, ci sono 76 bambini, 28 studenti, di questi 11 sono proprio residenti, gli altri abitano nello studentato che è all'interno dell'edificio. Di uno dei due edifici. Ci sono diverse attività commerciali, tra cui poi altri servizi, tra cui Croce Rossa, la Coop, il bar, la palestra, farmacia, stazione di pulizia e ufficio postale.
il 44% dei residenti è non occupato, di questi il 5% in pensione e il 50% sono bambini, per cui vediamo che come edificio presenta le caratteristiche molto particolari. E sicuramente non è l'edificio ideale per questo studio, perché è vicino al centro, ha moltissimi servizi, ha poca domanda di mobilità, per cui però bisogna vedere anche, insomma, noi dobbiamo studiare il modello, abbiamo scelto questo e poi dopo lo potremo replicare in altri edifici. E c'è una domanda di mobilità bassa, per cui sicuramente se dobbiamo fare un investimento, portare qua un modello di car sharing, forse non è la situazione ideale, perché ci sono le scuole intorno, tanti servizi dentro, la stazione è attaccata e quant'altro. Io ho raccolto qua alcuni dati che sono usciti dal questionario. Abbiamo un questionario di 27 domande compilate da 48 persone e ho alcuni dati perché li stanno elaborando, per cui abbiamo 28 residenti intervistate, 7 che lavorano nell'attività commerciale, 13 studenti. L'età media dei residenti è 40,5 anni, l'età dei commerciali, delle attività commerciali 43,1 e gli studenti 18,3. Di questi, insomma, dei residenti, 71% sono maschi, il 29% femmine, 68% hanno la patente di guida, hanno un'auto di proprietà nel 54% dei casi, il 61% usa il trasporto pubblico e il 36% avrebbe interesse a partecipare a un progetto di mobilità elettrica in car sharing. E quindi diciamo che la fascia sociale debole prevede anche che poi ci siano delle difficoltà a immaginarsi su un sistema innovativo di mobilità. E attività commerciali invece abbiamo intervistato 7 persone, di cui 43,1% era l'età media, 29% maschi, 71% femmine, 86% con patente di guida, 71% con auto di proprietà, 43% uso il trasporto pubblico e 71% interessato a partecipare a un progetto di questo tipo. Gli studenti erano 13, più femmine che maschi, 77% erano femmine, pochi con la patente di guida, 31%, 23% con auto di proprietà, uso del trasporto pubblico 100%, vanno tutti in autobus, ma pochissimi erano interessati a questo progetto. Ecco, nella mia io pensavo che lo studente fosse il mio target, ecco, in realtà lo studente non è interessato a questo tipo di mobilità. Per cui, insomma, sono alcuni dei dati che abbiamo estrapolato dal questionario di elaborazione. E sarà previsto anche nel progetto un modello economico potenziale da poter realizzare per edifici di questo tipo, ma anche la progettazione di massima di un impianto che possa anche produrre energia elettrica per la mobilità elettrica, per cui, insomma, un sistema un po' integrato, che una soluzione tecnologica un po' integrata per questo tipo di sistema. L'ultima comunicazione: da domani partirà, sempre finanziata dalla Climate Geek, un corso di formazione professionale, si chiama Innovator Catalyst, proprio sulla mobilità sostenibile. Abbiamo professionisti da tutta Europa che verranno a Modena per studiare nuovi modelli economici da applicare al trasporto e alla mobilità sostenibile. E gireremo un po' per la città, saremo 3 giorni all'Expo in stazione, un giorno qui e poi ai musei, per cui cercheremo anche di offrirgli il meglio della città e di fargli vedere e cosa la nostra città può offrire anche sulla mobilità sostenibile. Avremo una visita alla Tetra Pak che ci illustrerà cosa stanno facendo loro in materia di logistica, dei trasporti e diciamo, i progetti più innovativi che stanno portando avanti. Bene, grazie Claudia.